Ciao a tutti, io sono Gunnar e benvenuti al mio secondo video tutorial su League of Legends. In questo tutorial andremo a vedere i vari tipi di champion esistenti in League of Legends e vedremo le loro caratteristiche e come giocarli. In League of Legends i tipi di champion sono 6. Il tank, che ha la caratteristica di avere tanta ma tanta vita. L'off-tank, che oltre ad avere un bel po' di HP, riesce a dare un bel po' di danno agli avversari. Il carry, che può essere sia attack damage che ability power, che è la più grande fonte di danno del team. Il support, che serve appunto a supportare i compagni e ad aiutarli. E il jungler, che giocherà esclusivamente nella giungla e dovrà effettuare i gank dove richiesti. Quindi ora andremo a vedere specificatamente ognuno di questi tipi di champion. Ed eccoci qui a vedere il primo tipo di champion in League of Legends, che è appunto il tank. Quindi, l'obiettivo del tank ovviamente è quello di avere un gran numero di HP. E il principale ruolo, diciamo, del tank è, grazie appunto al suo grande numero di HP, è quello di cercare di ricevere il focus avversario. Che cos'è il focus? Per focus si intende quando un champion o un determinato gruppo di campioni prendono di mira il tuo champion. In questo modo, se riusciremo appunto ad avere il focus di tutto il team su di noi, molto probabilmente riusciremo a vincere il team fight. Questo perché, mentre i campioni avversari sono intenti ad ucciderti, impiegheranno ovviamente moltissimo tempo in quanto il tuo campione tank avrà un gran numero di HP e quindi sarà molto difficile da uccidere. E nello stesso tempo i tuoi compagni avranno il tempo di e il modo di uccidere i champion nemici. In questo caso, per darvi una dimostrazione, ho preso Alistar, che è un buon tank, oltre ad essere un buon support grazie alle sue skill. Come possiamo vedere, avendo solamente un Ruby Crystal che ci dà 180 di vita, già a livello 2 riusciamo ad arrivare quasi a 1000 HP. E il nostro appunto ruolo principale sarà soprattutto quello di ricevere il focus, ma durante il push e quindi appunto l'avanzare nella lane dovremo stare molto attenti a non ovviamente a non rubare le kill, se così possiamo dire, al nostro sta per crepare al nostro compagno, e soprattutto dobbiamo cercare di lasciargli quasi tutti i last hit dei minion, in quanto il tank non ha bisogno di avere un gran numero di kill e quindi di fidarsi per fare egregiamente il suo lavoro. Per questo noi, sotto il ruolo di tank, dovremo lasciare le kill e i last hit al nostro compagno, che molto probabilmente sarà un carry, quindi un personaggio in grado di fare molto danno. E come si sa, i carry, se non si fidano e non prendono molte kill, non riescono appunto a dare il meglio di sé, di loro. E se abbiamo, diciamo, con il tank, ovviamente non potremo contare su un gran numero di gold. Per questo, se diciamo il nostro problema principale sarà quello di avere gold e di non riuscire magari a farmare, possiamo comunque rivolgerci all'item shop e comprare alcuni item che ci offrono un ammontare di gold automatico. Infatti, come potrete ricordare, noi oltre ad uccidere i minion con il last hit, quindi con l'ultimo colpo, e a ricevere gold, lo riceviamo automaticamente ogni secondo, circa un gold ogni secondo più o meno. E appunto esistono alcuni item in grado di
appunto di come dire, di fornirci un incremento di questo arrivo di soldi, diciamo. Quindi, come appunto detto, il nostro obiettivo sarà solo ed esclusivamente avere tantissimi HP, arrivare nel teamfight e ricevere appunto il focus dei nemici e dare più tempo possibile ai nostri compagni di uccidere i champion avversari. Qualche altra cosa da dire sul tank è quello che ovviamente quando succederà di andare ad esempio come faccio appena vedere uccidere lo spider che al momento ancora non è spawnato, vabbè. Quando sarà il momento appunto di uccidere lo spider o qualche altro minion magari nelle 5 contro 5 come per esempio il Baron che ha circa 11.000 HP che non sono pochi. Il vostro compito ovviamente sarà quello di tankare anche il boss, anche il minion, anche il Baron o in questo caso lo Spider. Quindi il vostro compito esclusivamente è quello di tankare ogni cosa che si muove ovunque, diciamo. E cercare ovviamente di non crepare per quanto ci sia possibile. Diciamo che più o meno generalmente per quanto riguarda il ruolo di tank credo di avervi detto tutto. E quindi possiamo passare tranquillamente alla seconda tipologia di champion esistente in League of Legends. Il secondo tipo di champion, come dicevo prima, è l'off-tank. E in questo caso useremo Olaf, che personalmente è il mio off-tank preferito. L'obiettivo principale dell'off-tank sarà quello di andare solo top. Questo perché nella top, nella lane scusate, giocata appunto in solo, avremo più gold e più esperienza, in quanto ovviamente sia il gold che l'esperienza non viene divisa con un altro champion, e quindi sarà solamente per noi. E il compito principale dell'off tank è quello ovviamente oltre a resistere, oltre ad avere una buona resistenza, in quanto verrà quasi sempre buildato con un gran numero di HP, e sarà quello nel mid e nell'early game, quindi dopo un po', diciamo, che la partita ha avuto inizio, sarà quello di creare scompiglio nel teamfight, grazie al suo danno. E eccola, Soraka. E grazie appunto ad alcuni alla build che non verrà solo ed esclusivamente montata con HP, ma il danno rispecchierà un ruolo principale, anzi un ruolo diciamo scusate secondario, ma comunque molto importante nel ruolo dello tank. E l'altro vantaggio di andare solo top, quindi di essere un off tank, sarà quello, di avere, comunque sempre qualche livello in più ai nostri avversari. Ma questo fatto, non deve appunto essere solamente un vantaggio, ma, rispecchia comunque una responsabilità. In quanto, qualora non avessimo qualche livello in più dei nostri compagni e soprattutto dei nostri avversari, e vorrà dire che il nostro compito non sarà appunto eseguito nel modo più corretto. E un altro obiettivo appunto dell'off tank è quello di nel team fight principalmente è quello di resistere quanto più possibile al focus avversario e soprattutto smistare veramente un gran numero di danni ai nemici. Ovviamente non dobbiamo puntare tutto sul danno in quanto l'off tank, altrimenti perderebbe il suo ruolo, ovvero quello di resistere e comunque far danno, ma dovremmo cercare di bilanciare le cose e quindi riuscire ad avere un bel po' di HP, tanto da non preoccuparci troppo se ci sono appunto i minion vicino all'avversario, e allo stesso tempo essere sicuri comunque di avere un bel po' di danno per far fuori il champion avversario senza troppi problemi. In questo ruolo Olaf è veramente un campione, un pro, perché appunto oltre ad avere molti ma molti HP, le sue skill sono veramente schifose nel senso buono, nel senso che fanno veramente tantissimo danno.
E questo appunto è il ruolo principale dell'Oftak, quindi fare danno, massacrare champion a buffo, magari non sempre a buffo, ma comunque mantenersi appunto un certo focus che molto probabilmente sarà nelle 3 contro 3, diciamo, il carry, in quanto comunque il tank non deve mai e poi mai essere focussato, in quanto sarebbe morte certa focussare il tank. In quanto appunto, è inutile focussarlo, perché comunque il suo ruolo appunto è quello di continuare ad essere focussato finché non crepa, in modo da far vincere il proprio team nel team fight. E per quanto riguarda invece il farm e il leveling, ovviamente, come ho detto prima, dovremo stare sempre no, una spanna avanti ai nostri compagni, ai nostri avversari, in quanto il nostro ruolo di solo top sarà appunto quello di avere tanti gold e soprattutto tanta tanta esperienza, in quanto non dovremo condividerla con nessuno. Per questo possiamo, ovviamente, essendo da soli, uccidere minion come desideriamo e uccidere champion, ovviamente, come preferiamo e quando vogliamo. Bene, per quanto invece riguarda l'off-tank, credo di avervi detto tutto e possiamo passare al secondo tipo di champion. Il terzo e quarto, tra virgolette, tipo di champion di League of Legends è appunto il carry. Qual è appunto l'obiettivo del carry? Il carry è quello, è appunto la fonte di danno maggiore del proprio team. Quindi il suo obiettivo non sarà né resistere e né appunto aiutare il team, se non quello di cercare di fare il più gran numero di kill durante la partita. Quindi il suo obiettivo. Madonna, sono 9. Il suo obiettivo principale è quello di fare tanto, 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 tanto danno. Principalmente durante il team fight, la questione è che il carry di solito uccide l'altro carry, perché non è conveniente né attaccare il tank, come ho sempre detto, il tank non va mai e poi mai attaccato, se non per ultimo quando ormai tutti gli altri sono morti. E quindi appunto il carry dovrà appunto cercare di uccidere, se possibile, l'altro carry e successivamente passare il proprio danno agli altri champion nemici. E ovviamente ci sarà anche il modo di non morire, in quanto comunque il carry, se muore, non permette al team fight probabilmente di vincere, al team, scusate, di vincere appunto il team fight, in quanto solo il carry è in grado di fornire il danno necessario a uccidere i champion nemici nel il prima possibile, diciamo. Quindi il carry sarà sempre supportato da un altro champion nella sua lane, in quanto un carry solo è molto difficile da portare avanti, se non nelle 5 contro 5, in mid, dove appunto si è uno contro uno. Il carry dovrà cercare di farmare il più possibile, quindi prendere tutti i last hit dei minion, e in questo modo avere tanti gold e ovviamente uccidere i champion nemici per guadagnare più esperienza e sempre più gold. E solitamente un carry fiddato, quindi con tante kill, permette al team di vincere appunto quasi sempre la partita, in quanto Madonna, cazzo mi toglie, e di vincere appunto la partita, in quanto un carry fiddato riuscirà quasi sempre ad uccidervi in pochissimi secondi prima appunto di morire. Infatti il carry è l'unico modo che ha di salvarsi da un altro personaggio, da un altro champion, è quello di ucciderlo prima di morire. Quindi il suo danno dovrà essere veloce, diretto e potentissimo. In questo caso stiamo vedendo Veigar, che è un carry ability power, che appunto essendo ability power si differenzia da un'altra tipologia di carry che è appunto l'attack damage. Le differenze sostanziali sono principalmente che quasi tutti i carry ability power, ad eccezione credo di Kassadin, sono ranged. E
e quindi attaccheranno da lontano, in quanto questo è un grande vantaggio, in quanto il carry deve cercare sempre, soprattutto i primi livelli, di giocare il quanto più difensivo possibile e di non morire. Quindi, a differenza appunto dei carry attack damage, che ovviamente non tutti sono di auto attack e melee, ma sono invece anche comunque. Madonna, ora crepo. Ma sono anche appunto ranged anche gli attack damage, seppur in modo inferiore di numero. Il fatto appunto di essere ranged ci aiuteranno un poco. Ok, ora crepo. No? E in quanto potremmo tenerci il più lontano possibile dal nemico, stavolta. Infatti, questo è il modo migliore di far vedere cosa non fare con un carry. E il carry, appunto, dopo nel teamfight, dopo aver ucciso il carry nemico, dovrà passare immediatamente all'altro champion con meno vita, in modo da poterlo arare il prima possibile e distruggerlo in poco tempo. E in questo caso noi usiamo appunto una ability power che sono appunto differenti dagli attack dai carry attack damage, in quanto l'ability power sfrutta la velocità e la potenza, in quanto noi avremo quasi sempre delle skill dirette, cioè da puntare, come in questo caso vedete usando la Q. Io, ecco, in questo modo, ecco, e attaccherò direttamente il champion nemico. Ora forse me lo faccio. No, si è curato il bastardo. E in questo modo dovremo cercare di buttare addosso al champion nemico tutte le nostre skill in modo da fargli il più male possibile. Differente invece è il carry attack damage, in quanto basandosi quasi esclusivamente sull'auto attack, ovvero sul modo di attaccare automatico del personaggio, del champion, scusate, e dovrà appunto affrontare un diverso tipo di gioco e soprattutto puntare spesso sul sustain, ovvero sulla lifesteal, che ci garantisce appunto degli HP di recupero ad ogni attacco da effettuato. Quindi le differenze, ricapitolando, sono del carry ability power, sono principalmente fare subito il danno diretto con le proprie skill, quindi fare tutte le skill in grado di fare danno, di procurare danno immediatamente in modo da o uccidere il champion avversario oppure fargli il maggior numero di danno. Mentre il carry attack damage dovrà appunto andare di auto attack, sfruttare l'attack speed invece che il danno diretto, in quanto il danno da auto attack deve essere il più veloce e il più letale possibile. Le differenze sostanziali sono queste, e non ce ne sono forse l'ho ucciso, no, non alla finale, maledizione. Sono queste. E molto spesso i carry ability power hanno quasi sempre uno stun, ovvero un'abilità in grado di bloccare il personaggio e per un tot di secondi. Badate bene che bloccare non significa che il personaggio non può fare nulla. Rimane fermo per un tot di secondi, ma può ovviamente attaccare e fare le sue skill. Bene, per quanto riguarda gli ability power e gli attack damage di modo di tipo carry, credo di avervi appunto detto tutto, e quindi possiamo benissimo passare alle ultime due tipologie di personaggi. Il quinto tipo di champion presente in League of Legends è appunto il support. L'obiettivo del support sarà quello di aiutare il più possibile il champion compagno della propria lane. Quindi il support nella lane dovrà comportarsi in un certo modo. Non dovrà mai andare solo top come sto andando io, ma dovrete sempre accompagnare un altro personaggio. E l'obiettivo principale del support è quello di non prendere niente, e quando dico niente intendo niente. Quindi non dovrete prendere né last hit dei minion, neanche una kill, e ovviamente non dovrete appunto né rubare kill all'avversario o pushare più del dovuto.
Non dovrete prendere assolutamente niente. Questo perché il support non ha bisogno di kill. Perché ovviamente in una partita un support fiddato non serve praticamente a un cazzo. Quindi, come fare principalmente a capire se un personaggio è support o meno? Lo capiamo appunto provando il champion stesso. E quando ci accorgeremo che il nostro champion non farà alcun danno, le cose le cose appunto diventeranno semplicemente due. O siamo dei coglioni a giocare il champion, oppure il champion è semplicemente un support. Ovviamente sto scherzando perché il support a suo modo può fare danno. E infatti, usando Zilean, che è un ottimo support, diciamo, abbiamo solamente una skill, un'abilità per fare danno. Però devo dire che questa abilità procura un bel po' di danno Ability Power. Infatti, come ora vi farò vedere, sarà quello di piazzare questa specie di bombe che scoppieranno al momento dovuto. Ovviamente il support, come ho detto prima, non deve prendere il last hit, quindi non deve uccidere minion. Potete attaccarli, ma non dovete dargli l'ultimo colpo per prendere il gold, solo qualche volta se volete, se ne avete proprio necessità, se siete ad esempio a livello 4 e gli avversari sono a livello 12. E il vostro obiettivo sarà quello di posizionare le ward. Le ward sono degli oggetti che vanno posizionati specialmente in posti strategici che ci rivelano per un tot di minuti uno spezzone di mappa, in modo da evitare gank, ovvero evitare accerchiamenti o attacchi a sorpresa al nostro champion che stiamo supportando e quindi evitargli una morte diretta. Il support quindi appunto il suo scopo principale ed unico è quello di far fare le kill al nostro compagno e mai di prenderle. Quindi dobbiamo solamente procurare le kill. E non dobbiamo farmare, quindi non dobbiamo pushare troppo e ovviamente non dobbiamo mai andare da soli perché da soli siamo solamente carne da macello che cammina. Ma dobbiamo sempre ed esclusivamente accompagnare un altro champion, che solitamente è un carry. Quindi noi dovremo cercare di dare quello che al carry manca, ovvero la resistenza necessaria per uccidere gli avversari. Infatti, come possiamo vedere dalle skill di Zilean, che è il support per eccellenza, abbiamo già la passiva che incrementa dell'8% l'esperienza a tutti i nostri compagni. E già questa è una buona cosa. La prima è quella, è la skill che piazza le bombe, quindi diciamo è un attacco, è diciamo un po' di danno effettuato così gratuitamente, tanto per rompere i coglioni appunto ai champion e ai nemici, e ovviamente per aiutare appunto con il danno il nostro compagno, in quanto la bomba va solamente piazzata e scoppierà quando vuole lei, dopo circa 4 secondi, sì, esatto. E la seconda skill, come possiamo vedere, azzera tutti i cooldown, no scusate, diminuisce tutti i cooldown di 10 secondi delle nostre skill ovviamente. Quindi ci permetterà più o meno di ripetere una skill subito dopo averla effettuata. Quindi in questo modo potremo piazzare due bombe, come vi faccio vedere. Piazziamo la prima, ora ci ha silenziato, usiamo la seconda e ne possiamo piazzare subito un'altra. Avete visto? Questo è utile appunto sia per piazzare le bombe, sia per usare tutte le nostre altre skill una seconda volta, che ovviamente non fa mai male. La terza skill invece incrementa il movement speed al champion, al nostro compagno, invece la diminuisce all'avversario. Invece la finale di Zilean, che è molto ma molto molto carina. E praticamente pone un marchio sul champion compagno, sul nostro compagno, il quale se riceverà danno fatale, quindi se creperà, voi potrete risuscitarlo automaticamente donandogli un certo numero di HP che andranno aumentando con l'ability power che prenderemo. Quindi questo è per farvi capire generalmente
cosa fa un support, quindi non fa kill, non prende kill, non uccide minion, non fa un cazzo se non supportare il champion Pagno, il nostro compagno. E appunto, ovviamente dovremmo cercare anche noi di non crepare. Però è sempre meglio crepare e far fare due kill al nostro compagno che crepare come mongoloidi, come stupidi, appunto, subito, prima di poter dare qualsiasi aiuto al nostro compagno. Madonna, quanto sono bravo. E questo è per quanto riguarda appunto il support. Vi ho detto principalmente tutto, forse qualche altra cosa. E diciamo che per quanto riguarda lo spider che ancora non c'è, starà a noi decidere se andare o meno. A noi l'importante è il buff che riceveremo, se lo riceveremo, ma il nostro danno non deve essere calcolato in alcun modo, in quanto noi danno non dobbiamo farlo, ma dobbiamo solamente aiutare, aiutare e solo aiutare. Un'altra cosa, scusate, importante da dire sul support è quello che appunto deve, oltre a posizionare le ward in modo corretto, quindi nei punti strategici della mappa, e in modo da avere una panoramica generale intorno alla nostra zona, deve fornire delle aure. Cosa sono queste aure? Le aure sono determinate e vengono date da item specifici, che vanno ad incrementare alcune abilità di tutti quei champion che sono nelle nostre vicinanze, diciamo. E questa ovviamente è un'ottima, ottima, ottima cosa. Perché oltre ad aiutare permanentemente il nostro champion con le nostre skill e con la nostra presenza, aiuteremo il nostro champion anche con le aure. E questa non è male come cosa. Bene, ecco, mi sono preso una bella botta dalla torre. E per quanto riguarda appunto invece il support, vi ho detto tutto generalmente e possiamo passare all'ultimo tipo di champion. E bene, l'ultimo tipo di champion che vi mostrerò in questo tutorial è il jungler. Cos'è il jungler? Il jungler è quel tipo di campione che gioca esclusivamente o quasi diciamo nella giungla. Nella giungla, diciamo, nelle 3 contro 3 jungler è abbastanza sprecato, però io gioco appunto nella 3 contro 3 giusto per farvi vedere e anche perché è una cosa abbastanza immediata, in quanto la mappa è molto più piccola. La giungla è questa qui appunto, che nelle 3 contro 3 è decisamente diversa che nelle 5 contro 5 dove viene giocato il jungler appunto. Però diciamo che questo tipo di champion dovrà uccidere i minion presenti nella giungla, che è appunto questa qua, che sta al di sotto, diciamo al di fuori della lane. Nella giungla del 5 contro 5 avremo dei buff. Questi buff sono dati dai minion, che devono essere appunto uccisi per appunto fornirci appunto, come ho detto, questi buff, questi bonus che ci permetteranno di giunglare sempre meglio. Quali sono le caratteristiche principali e soprattutto cosa deve avere un jungler per essere effettivamente un jungler? La cosa obbligatoria è avere questo credo che mi crepi. No, ce l'ho fatta, ok. E diciamo, come dicevo prima, l'obiettivo principale del jungler è avere una skill ad area. Questo perché la skill ad area ci permette, intanto morirò, ci permette di appunto di avere più possibilità di uccidere i minion nella giungla. In quanto la skill ad area colpisce tutti i nemici in una determinata range, in una determinata area. Il jungler per l'appunto dovrà appunto quindi expire, quindi prendere esperienza e prendere gold nella giungla solo ed esclusivamente nella giungla, in quanto non dovrà essere visibile ai champion, al team avversario. E dopodiché dovrà aiutare
le varie lane che richiederanno il suo aiuto. Il suo aiuto comprende appunto nell'evitare quanto più possibile le ward avversarie, quindi non essere visto, e successivamente gankare e quindi attaccare di sorpresa insieme appunto il compagno di lane un altro champion e portare a termine la kill. Ovviamente noi dovremo cercare di evitare di prendere le kill che sono di diritto tra virgolette all'altro champion. E in quanto voi dovrete solamente aiutare, non dovrete essere nella fonte del danno. Non dovrete fare kill, non dovrete uccidere nessuno se non se proprio lo volete o ne avete necessità, ma dovrete solamente aiutare l'altro compagno ad effettuare le kill ed aiutarlo appunto nell'avanzamento della lane. Il vostro obiettivo sarà anche quello di intercettare il jungler avversario ed evitare sorprese ai nostri compagni. E quello appunto che vi ho detto è più o meno generalmente quello che un jungler deve fare durante una partita. In questo caso noi stiamo usando Skarner che ha ovviamente un'abilità ad area che è la prima, molto ma molto molto buona, ed ha una skill che è molto utile per scusate, per i jungler, ovvero una skill gank, se così vogliamo chiamarla, che ci permette di trascinare l'avversario per un certo numero di secondi dove vogliamo. Ovviamente il gank per il jungler è tutto, in quanto dovremo cercare sempre di arrivare alle spalle del nostro nemico senza essere visti in modo da costringerlo, diciamo non costringerlo ma obbligarlo a venire o contro di voi oppure contro il vostro compagno in modo da finirlo il prima possibile prima che si rifugi nella sua torretta oppure in ogni caso ucciderlo anche sotto la torretta magari quando abbiamo abbastanza vita da poter resistere agli attacchi della torretta che non sono mai e poi mai da sottovalutare. E ora vi farò vedere un piccolo esempio di gank, dopo che avrò recallato, perché mi serve della vita. Vi farò vedere appunto come uccidere Soraka senza che lei se ne accorga. Vi faccio vedere, il nostro livello appunto sarà 4, è il livello 4 il nostro, e che appunto è più o meno, vabbè ora Soraka sta al 6, però diciamo, farmando nel modo giusto i minion nella giungla dovremmo cercare di essere quasi sempre allo stesso livello dei nostri avversari, se non almeno massimo un livello sotto. Ora vi farò vedere come appunto si ganka da jungler più o meno. Ci nasconderemo principalmente in una fratta, qua in un cespuglio, senza essere visti, sperando che non ci sia una ward avversaria. Aspettare, maledetta Asa, che il champion nemico avanzi il necessario per limitare la sua fuga, anche se questa Soraka guidata dal computer è abbastanza rincoglionita, però comunque ora dovrebbe avanzare abbastanza perché i nostri minion sono quasi finiti e soprattutto la nostra torretta è quasi morta. Ora, ecco, mi ha colpito e quindi mi ha visto, quindi vaffanculo, però cerco di prenderlo lo stesso, cercando di non farmi, ecco, forse riesco ad ucciderla, anche se maledetta, forse ci riesco, sì, la uccido. Questo più o meno è un gank, anche se un gank abbastanza fatta la cazzo, però diciamo che un gank deve essere effettuato in questo modo. Non vi preoccupate se ci sono minion nelle vicinanze, perché comunque il vostro attacco, il vostro gank sarà sempre supportato dal champion nemico, dal champion, scusate, avversario, sì, vabbè, scusate, dal champion compagno che appunto richiederà il vostro intervento e quindi il vostro gank. L'importante è che dopo aver effettuato la kill non è che dobbiamo, come sto facendo io, andare e distruggere torrette, uccidere minion, no, noi dobbiamo semplicemente
tornare nella nostra bella giungla e continuare a farmare o all'evenienza cambiare lane per andare ad aiutare altri compagni. Come ho detto, il jungler non deve prendere kill sostanzialmente, ma solamente fare assist, in quanto anche lui come il support aiuta, però aiuta facendo kill oppure aiutando appunto il champion compagno, il nostro compagno nell'uccidere il nemico. Diciamo che per quanto riguarda questo video tutorial vi ho spiegato appunto generalmente tutte le varie tipologie di champion che esistono in League of Legends. Ovviamente le tipologie possono essere mixate, cambiate, scambiate, diciamo per quanto riguarda tutti i champion. Ovviamente non tutti i jungler saranno esclusivamente jungler, ma ovviamente come Skarner, che è un jungler più o meno tank, in quanto oltre a junglare bene con la sua skill ad area, è anche un bel po' di vita. Quindi appunto le varie tipologie si potranno mixare tra di loro, anche se diciamo alcuni mix difficilmente li troveremo insieme. Quindi per quanto riguarda questo secondo video tutorial, vi ho detto appunto generalmente, scusate, quanti tipologie di champion esiste in League of Legends e più o meno vi ho detto come giocarli. Nel prossimo video andrò a spiegarvi più specificatamente i champion che vengono acquistati solitamente da coloro che hanno appena iniziato a giocare a League of Legends, e cercherò appunto tramite delle partite serie, non come sto facendo adesso, quindi solamente con i bot, vi spiegherò appunto nello specifico tutte le varie caratteristiche di questi, credo, 5-6 personaggi che costano abbastanza poco e vengono solitamente acquistati all'inizio del gioco. Quindi, per quanto riguarda questo video tutorial è tutto e vi rimando al mio prossimo video e quindi al mio prossimo video tutorial. Grazie per la visione, ciao a tutti e alla prossima.